Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione di pranzo del nostro notiziario. In apertura ancora la questione stadio. Ieri ve lo abbiamo raccontato, l'Udinese si è detta pronta a lasciare la Dacia Arena dopo i nuovi rilievi posti anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed è dunque alla ricerca di una nuova casa. Tornano in ballo quei progetti che l'Udinese aveva analizzato prima dell'accordo con il comune per la ristrutturazione del vecchio stadio e tra le ipotesi in ballo c'è anche una che riguarda l'area, il comune di Pasean di Prato, dove si trova in questo momento il nostro Lorenzo Pausa, al quale cediamo la linea per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Angela, un saluto a te e a tutti i nostri telespettatori. Hai fatto già una buona sintesi di quanto accaduto nelle ultime ore con i rilievi dell'ANAC, ai quali l'Udinese ha risposto con una presa di posizione molto dura, molto così radicale, annunciando la volontà, l'essere pronti a lasciare la Dacia Arena per cercare una nuova sistemazione. Tra queste ipotesi, per l'appunto, c'è quella legata al comune di Pasean di Prato, un progetto che era nato già anni fa ed era anche piuttosto dettagliato. Bene, questa mattina c'è stato già un incontro tra il direttore amministrativo e project manager di Udinese Calcio Alberto Rigotto e il sindaco di Pasean di Prato Andrea Pozzo, un breve incontro nel quale c'è stata una virtuale stretta di mano e quindi la conferma dell'interesse reciproco di andare avanti nel caso ci fosse la necessità di andare avanti in questa direzione. Allora Angela, prima di restituire la linea, noi poi ci risentiremo nuovamente al termine del telegiornale per affrontare anche il discorso legato alla panchina dell'Udinese, perché sono giorni caldissimi anche su quel fronte. Prima di restituirti la linea, dicevo, andiamo a sentire proprio quello che ci hanno detto ai nostri microfoni il dottor Rigotto e il sindaco Andrea Pozzo. Siamo con il sindaco di Pasean di Prato, Andrea Pozzo, proprio qui all'interno del comune, dove questa mattina c'è stato un incontro con il dottor Rigotto, project manager e direttore amministrativo dell'Udinese Calcio, sul tema dello stadio. Un incontro che ha sancito una conferma di una virtuale stretta di mano avvenuta già anni fa. Sì, beh, si tratta di un progetto che era nelle ipotesi prima che venisse realizzata la Dacia Arena e che è un progetto che viene in questo momento ripreso in mano. Diciamo che tra l'amministrazione di Pasean di Prato e l'Udinese ci sono dei contatti, i contatti sono continui e sono anche, diciamo, piuttosto assidui. E direi che questa è un'ipotesi che l'amministrazione accoglie con favore e che in qualche maniera sostiene, perché considererebbe uno sviluppo complessivo dell'area e naturalmente anche la possibilità di una sede più che decorosa per l'attività della nostra squadra del cuore. Un progetto che già al tempo era piuttosto approfondito, quindi è stata anche individuata una location precisa. Assolutamente sì, il progetto era uno di quelli possibili, ovviamente si è scelta Dacia Arena perché in quel momento tutto andava in quella direzione. Io non entro nel merito veramente della questione, dico soltanto che i progetti ci sono e non sono neanche particolarmente complessi. E riprendiamo dunque la linea per parlare di un'altra notizia e per prepararci per un altro collegamento esterno, perché in queste ore è in corso a Trieste una manifestazione di protesta da parte dei sindacati della scuola che hanno incontrato o stanno incontrando il prefetto di Trieste proprio per presentare a tutti, per presentare al rappresentante del governo la propria posizione, quindi le proprie richieste anche in materia di scuola. Lì c'è per noi Francesca Santoro, alla quale cedo subito la linea per tutti i dettagli. Francesca, buongiorno.
Sì, buongiorno Angela. In Piazza Unità a Trieste la manifestazione unitaria dei sindacati della scuola, una manifestazione che si sta svolgendo in contemporanea in varie piazze italiane, che nel pomeriggio avrà il suo momento clou a Montecitorio. Sigle sindacali compatte nel chiedere maggior sicurezza per lo svolgimento delle lezioni in presenza, perché la DAD non è considerata un'alternativa più valida per il futuro, maggiori assunzioni, quindi anche maggiore dignità per gli insegnanti, quindi per poter svolgere al meglio l'attività didattica. Si chiede anche l'abolizione delle classi pollaio, quindi che sia deciso un limite in modo che le classi non siano troppo affollate. I rappresentanti sindacali saranno ricevuti poi dal prefetto qua a Trieste e porteranno le loro istanze. Noi abbiamo sentito 4 di loro per farci spiegare bene quali sono i punti critici. Vediamo le interviste e poi linea allo studio. Sigle sindacali unite in Piazza Unità oggi, il mondo della scuola si fa sentire? Sì, perché abbiamo firmato un patto per la scuola 20 giorni fa, però i decreti poi che sono usciti dal Ministero non hanno rispettato quello che era, diciamo, nel patto. Noi abbiamo un rientro a scuola che praticamente non prevede gli organici Covid che erano stati previsti lo scorso anno, non prevede le stabilizzazioni come avevamo chiesto. Solo qui in Friuli Venezia Giulia, se pensiamo, abbiamo più di 3.500 docenti che non saranno in classe il 1° di settembre. Allora, quando si firma un patto, io penso che debba essere rispettato. Un presidio in piazza che culminerà nella visita al prefetto di Trieste? Sì, che intendiamo sensibilizzare. Perché chiediamo che vengano modificati alcune parti del decreto legge sostegni bis che riguardano la scuola, in particolar modo il reclutamento del personale. Pensiamo che nella nostra regione, a fronte di circa 2.500 posti vacanti, potranno essere stabilizzati poco più o poco meno all'incirca 500 precari. Per il prossimo anno scolastico, quindi avremo tantissime cattedre vacanti in cui non sarà possibile stabilizzare un precario. Altre problematiche riguardano la mobilità, gli organici e la stabilizzazione degli assistenti amministrativi facenti funzione di SGA. Quindi siamo fiduciosi nell'interlocuzione con il prefetto. Questa manifestazione si sta svolgendo in contemporanea in numerose piazze italiane. E oggi pomeriggio in piazza Montecitorio a Roma. Tra le vostre istanze anche un limite per il numero di studenti in classe? Assolutamente sì, purtroppo nonostante le buone intenzioni le classi pollaio sono rimaste, abbiamo classi prime superiori con 27-28 studenti e quindi diciamo è fondamentale che rimanga quantomeno l'organico Covid fatto quest'anno anche per il prossimo anno e soprattutto sarebbe fondamentale rientrare negli organici del 2008 che avevano organico a sufficienza sia personale ATA, educatori e docenti per tutte le necessità della scuola, non come adesso che siamo messi veramente malissimo. Per quanto riguarda l'amministrazione che stiamo facendo, una delle criticità maggiori è l'incursione da parte del governo in materia contrattuale, la mobilità, obbligando il personale docente, in questo caso, a una mobilità forzata lontano dalle proprie residenze per 5 anni oggi e addirittura per 3 anni per tutte le docenze. Questa è una cosa inaccettabile e che non produce continuità, anzi discontinuità locale nel momento in cui all'interno della stessa regione, delle stesse province, il personale con famiglie e bambini piccoli gli tocca stare lontano 50-100 km da casa. Il mondo della scuola è stato oggetto anche di un sondaggio da parte di SVG dal quale è emerso che la percezione del sistema scolastico italiano negli ultimi 3 anni è peggiorata. La quota di quanti ritengono che la scuola oggi abbia bisogno di cambiamenti radicali è del 64%, in aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2018. Dunque la scuola deve cambiare per 2 italiani su 3 ed è particolarmente critica la posizione degli studenti. Per il 7% il sistema italiano scolastico va bene così com'è, per il 29% ha bisogno di piccoli aggiustamenti, per il 64% invece ha bisogno di cambiamenti radicali e in questa fascia vediamo che i più critici sono proprio gli studenti.
E poi il sondaggio analizza anche la didattica a distanza che viene bocciata soprattutto al centro-sud Italia. Sfiora la sufficienza e non migliora rispetto al debutto dello scorso anno, con un voto da 1 a 10 è stato chiesto appunto agli italiani come viene valutata la didattica a distanza che hanno effettuato i figli. E vediamo che appunto al centro-nord la didattica a distanza ha un voto del 6,2%, al centro-sud del 5,7%, con un voto medio che non arriva, anche se per poco, alla sufficienza, 5,9%. E poi viene analizzato, sempre in questo sondaggio di SVG, anche il piano scuola estate, messo a punto dal ministro dell'istruzione Bianchi, e che prevede il coinvolgimento degli studenti in un percorso per potenziare le competenze durante l'estate, competenze appunto che possono aver risentito proprio della didattica a distanza a causa pandemia. Vediamo che il 53% delle persone intervistate si è detto molto, abbastanza interessato appunto da questo piano scuola estate, il 36% poco o per nulla. E adesso voltiamo pagina, anzi continuiamo a parlare un po' di scuola, ma parlando anche di vaccinazioni, perché questa mattina a Monfalcone al liceo scientifico Buonarroti c'è stata la vaccinazione degli studenti che dovranno effettuare l'esame di maturità e che hanno aderito alla proposta del dirigente scolastico di effettuare appunto la vaccinazione. Abbiamo sentito a proposito Ariella Breda del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. Sentiamo quello che ci ha raccontato. Una giornata importante a Monfalcone per una settantina di studenti del Liceo Scientifico Buonarroti e dell'ISIS Pertini. Sì, esatto, questa è una bella iniziativa che è stata voluta dal preside dell'istituto, che mi ha contattato appunto per vedere se era fattibile dare voce a questa organizzazione. E una volta che ci siamo confrontati abbiamo visto che era una cosa che si poteva fare, era una bella iniziativa anche perché i ragazzi sono giovani, hanno aderito all'iniziativa nel giro di 48 ore, si sono prenotati e hanno, pur venendo da un anno difficile che è l'anno della quinta superiore con un esame di maturità che tutti ricordiamo essere un momento molto particolare, hanno dato comunque spazio anche a questo tipo di esempio, questo tipo di attività, dimostrando insomma che anche loro credono che è l'unico strumento per andare oltre a questo periodo così difficile il vaccino. Una dimostrazione di come i più giovani siano consapevoli che il vaccino è la soluzione appunto per andare avanti. Esatto, esatto, la penso anch'io come lei, cioè loro capiscono e con questa attività, con questa diciamo iniziativa l'hanno dimostrato e hanno capito che comunque bisogna fidarsi della scienza, come ho sempre detto, e andare avanti. È il primo caso di una scuola che contatta ASUGI per organizzare le vaccinazioni? Sì, è la prima scuola, è il primo esempio e credo, cioè, quando c'è stata la possibilità a tutte le classi di età di aderire alla vaccinazione, anche per i maturandi è stato dato questa priorità proprio in vista del loro imminente esame e quindi credo che rimarrà, non so se ce ne saranno altre proprio per la questione di tempo. E a proposito di adesioni alla campagna di vaccinazione, in regione il 63% delle persone che hanno dai 16 ai 40 anni ha aderito alla campagna di vaccinazione, ha prenotato la vaccinazione, percentuale che sale al 70% se si considera la popolazione over 40. Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, ovvero almeno il 75% della popolazione, bisogna lavorare su tutte le fasce d'età, ha detto l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, anche su quella dei più giovani, e per fare questo servono più dosi di vaccino a loro riservato, quello a mRNA, quindi Pfizer o Moderna.
E diamo un'occhiata adesso ai dati che ci raccontano proprio l'andamento della campagna vaccinale in Italia. Al momento sono 39.312.253 le dosi di vaccino somministrate, con un totale di 13.338.891 italiani che hanno completato il ciclo vaccinale, ovvero il 24,59% della popolazione. E rimanendo su questo argomento, è appena arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in vacanza, come il Piemonte aveva chiesto, e lo annuncia su Facebook lo stesso presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Nella lettera inviata a tutte le regioni, il commissario Figliuolo invita a garantire massima flessibilità alle attività vaccinali e si rende disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire. Questa è la lettera pubblicata sulla pagina Facebook del presidente della regione Piemonte. E proprio in questi momenti invece il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga e il vice Michele Emiliano sono a Palazzo Chigi, dove incontreranno il presidente del consiglio Draghi, presente anche il ministro per le autonomie Maria Stella Gelmini. Tra i temi che saranno affrontati anche quelli relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma torniamo a parlare di Covid adesso, vediamo i dati che ci raccontano l'andamento di questa epidemia. Cominciamo con i dati nazionali. In Italia nella giornata di ieri ci sono stati 1.896 nuovi casi di coronavirus a fronte di poco meno di 221.000 tamponi, con un tasso di positività che per la prima volta scende sotto la soglia dell'1%, 0,8%. Le persone attualmente positive sono 181.726, 6.727 in meno nell'arco delle 24 ore. Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale, ci sono ancora 688 pazienti Covid in terapia intensiva, 71 in meno, 4.685 negli altri reparti degli ospedali del nostro paese, 225 in meno. Nella giornata di ieri si sono però registrati ancora 102 decessi. Vediamo anche i dati del Friuli e Venezia Giulia. Nell'ultima giornata, nelle ultime 24 ore in regione, si sono registrati 45 nuovi casi di Covid a fronte di 5.630 tamponi, con un indice di positività dello 0,80%. C'è stato anche un decesso. Tornano a salire, anche se leggermente, le persone ricoverate in ospedale, ce ne sono 3 in terapia intensiva, 29 negli altri reparti. Diminuisce invece il numero delle persone in isolamento, 4.665. C'è però attenzione nell'Isontino a seguito di un caso che si è verificato a Mariano del Friuli, con il prete del paese risultato positivo al Covid dopo la celebrazione delle comunioni, e si teme appunto per un mini focolaio, con le quarantene che sono già scattate. E il tartaro dentale memorizza il Covid-19, quanto emerge da un'indagine realizzata dall'Università di Trieste, da uno studio realizzato dall'Università di Trieste, che ha trovato tracce di materiale genetico di SARS-CoV-2 nel tartaro dentale di ex pazienti Covid conclamati o in quello di persone con test negativo e sintomi sospetti che siano stati o meno a contatto con casi accertati. È importante sottolineare, si legge in una nota dell'Università degli Studi di Trieste che ha condotto appunto questo studio, che la presenza di tracce del virus nel tartaro non significa che i pazienti al momento della rilevazione fossero malati o potessero trasmettere l'infezione, ma offre un'indicazione sicura sull'avvenuto contatto con l'agente patogeno. Il tartaro, infatti, che è il risultato della mineralizzazione della placca dentale, rappresenta una sorta di memoria fossile, tanto da essere utilizzato anche in studi archeologici.
La politica adesso con i lavori del Consiglio Comunale di Gorizia, che nella notte ha approvato il bilancio preventivo, scongiurando quindi la possibilità di un commissariamento per il comune del capoluogo isontino. L'assemblea, che si è riunita a distanza, ovvero via internet, ha approvato il documento con 19 voti favorevoli, 14 contrari, 3 astenuti e 5 assenti. Questo dopo che la scorsa settimana era venuto a mancare il numero legale nella seduta che avrebbe dovuto approvare il documento contabile. A seguito di quanto accaduto appunto nell'ultima seduta, il sindaco Ziberna aveva annunciato le sue dimissioni nel caso in cui il documento non fosse stato approvato dall'assemblea in seconda convocazione. Così non è stato e il documento è passato anche in virtù dell'uscita dall'aula virtuale di 5 consiglieri. Siamo alla cronaca adesso con un intervento della Polizia Stradale di Pordenone, che ha scoperto un autotrasportatore ucraino che con documenti di trasporto falsi distribuiva merci in tutta Europa. L'uomo è stato fermato nei giorni scorsi lungo la A28 all'altezza degli svincoli di Porcia. Da subito l'autista si è mostrato nervoso e questo ha spinto i poliziotti ad approfondire i controlli e in particolare ad analizzare con attenzione l'autorizzazione al trasporto internazionale. Utilizzando lampade e raggi UV e grazie anche all'esperienza degli operatori della stradale, è emersa subito la falsità del documento. Per questo il conducente è stato denunciato per uso di atto falso. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per 90 giorni e nei confronti dell'autista ucraino è scattata una multa di 4.130 euro. Un'auto è finita fuori strada questa mattina attorno alle 8 sulla provinciale 42 in località Povici di Resiuta. Una Suzuki con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, ha perso aderenza terminando la corsa sul margine laterale della strada. Il conducente e il passeggero, soccorsi dal 118, sono stati trasportati all'ospedale di Tolmezzo per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gemona e i carabinieri di Moggio Udinese. E adesso lo sport, cominciamo con il basket, con la pallacanestro Udine che ieri sera ha battuto al Carnera Scafati in gara 2 dei playoff. Si porta dunque sul 2-0 nei confronti di Scafati, 85-79 invece il risultato finale della gara. Sentiamo le parole di Giuri al termine appunto della partita. Complimenti a tutti, complimenti veramente alla squadra in generale, perché oggi era una partita ancora più difficile di gara 1, perché gara 1 magari c'è un po' l'emozione all'inizio, mentre gara 2 si gioca più sul fisico, sulla fisicità, sui contatti, su robe non fischiate. Noi siamo stati bravi a star lì con la testa, a fare le nostre cose anche con la zona che ci ha messo anche oggi un po' in difficoltà, però veramente oggi bravi tutti, perché come gara 1 chiunque è entrato ha portato qualcosa. Vero, tra l'altro in questa gara Scafati ha raschiato un po' ovunque per cercare di rimetterla. Mess, quando non la poteva giocare sulla qualità, l'ha giocata sulla provocazione, sul mezzo contatto, sulla sportività al limite. Nonostante percentuali all'inizio non ottime, siamo arrivati all'intervallo lungo lì e quindi poi, voglio dire, questa squadra evidentemente ha capacità di tirare fuori anche altre qualità contro un avversario rognosissimo, questo voglio dire. Loro sono rognosissimi, sono fisici, sono esperti, quindi appena hanno visto che le nostre percentuali non erano come gara 1 hanno continuato a mettere più mani addosso. Da parte nostra c'è stata secondo me una costruzione discreta dei tiri. Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica a far canestro, nel secondo tempo abbiamo trovato conclusioni più, diciamo, più importanti, nonostante comunque la costruzione dei tiri buona. E poi nel finale, sai, si decide su dettagli, una difesa, un rimbalzo, un tiro libero segnato in più, e quindi siamo stati bravi veramente a essere cinici.
Venerdì alle 18, gara 3 contro Scafati in trasferta. La Pallacanestro Udine potrebbe chiudere già venerdì la qualificazione al prossimo turno dei play-off, altrimenti avrà a disposizione altre due partite. Ma andiamo a sentire anche le parole di Amato. Dopo questa vittoria sto bene, non benissimo, però bene, ma non è finita e guardiamo a gara 3, assolutamente. Senti, si è parlato spesso della pulizia del tuo tiro, della bellezza del tuo tiro, parliamo dell'efficacia. Io non ho visto le statistiche, 4-5 bombe, quante ne hai messe stasera? Penso 4, però, 4. Ma sì, ma non è importante. No, okay, però nei momenti importanti sono arrivate. Ma ringrazio la squadra perché la squadra mi ha messo il ritmo e mi ha permesso di fare quei tiri. Ciccio Pellegrino mi ha fatto dei blocchi stupendi, la palla si è mossa bene in quei momenti. La palla è arrivata a me, dovevo tirare, quindi siamo contenti che abbiamo vinto. Senti, quanto era importante a livello strategico questa partita? Perché andare sull'1-1 in una bolgia come sarà non era propriamente il massimo. Sì. No, fondamentale perché Scafati è un campo difficilissimo. Adesso che siamo in un periodo molto caldo, nella loro palestra / capannone farà caldissimo, non penso ci saranno 500 persone, quindi... È sempre stato un campo difficile, lo sarà sicuramente anche venerdì e domenica. Su questo non c'è dubbio, però 2-0 è pesante, sta vincendo 2-0 anche Napoli. 2-0 fondamentale, ci è servito tantissimo, però stiamo concentrati perché è ancora lunga la serie. È ancora lunga. Siete dove volevate arrivare? Ah, sicuramente. Alcuni appuntamenti per quanto riguarda la pagina degli spettacoli, con gli spettacoli in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove domani sera alle 21, dopo tanti mesi di buio, sul palcoscenico torneranno a sprizzare i colori. L'appuntamento è con gli Acrobati Sonics e lo spettacolo Toren. Quella che vediamo invece è la foto del direttore d'orchestra Valery Gergiev, che tornerà al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con la Mariinsky Orchestra il 12 settembre. E poi invece, sempre per quanto riguarda la musica, prima martedì prossimo alle 15 ci saranno i pianisti Lucas e Arthur Jussen, due star del pianoforte, che si esibiranno nel concerto che era stato cancellato nella precedente stagione proprio a causa dell'epidemia di coronavirus. In chiusura ci colleghiamo per un aggiornamento veloce sempre con Lorenzo Paussa per quanto riguarda lo sport, perché appunto oggi potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda la panchina dell'Udinese. Lorenzo, di nuovo buongiorno, cosa puoi dirci a proposito? Sì, rieccoci Angela, riprendo la linea da Pasian di Prato. È una giornata oggi calda sotto tutti i fronti in casa udinese, perché dopo più di due settimane di riflessioni per quanto riguarda la panchina bianconera dovremmo essere finalmente arrivati al dunque. Oggi potrebbe essere la giornata della riconferma di Luca Gotti. Questa sarebbe la decisione presa quindi dal club, con quindi il tecnico veneto che ha guidato i bianconeri nelle ultime due stagioni, che vedrebbe prolungarsi di un ulteriore anno il suo contratto in scadenza al 30 giugno di quest'anno, quindi la nuova scadenza sarebbe nella stessa data del 2022. E contestualmente a ciò ci saranno dei cambiamenti all'interno dello staff tecnico, che è stato l'indiziato principale, il principale responsabile individuato dal club di un brutto finale di stagione e della moltitudine di infortuni anche gravi che sono accorsi nel corso di quest'anno. Questo perlomeno è quanto maturato appunto da, come dicevo, due settimane di riflessioni da parte del club, che in questo lasso di tempo si era anche guardato attorno cercando di sondare anche altre piste proprio per quanto riguarda l'allenatore. Quella più concreta riguardava il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, che poi ha deciso di rimanere dov'è, forte anche dell'ottima annata conclusa con la storica promozione dei Veneti in Serie A. Si andrà avanti
quindi quasi il 100% con Gotti, dovrebbe avvenire in giornata quindi la firma. Noi saremo pronti a darvene prontissimo aggiornamento nel corso delle prossime edizioni del telegiornale. Sarà quindi, salvo clamorosi e improbabili scossoni, questa la prima pietra che verrà posta prima della costruzione della nuova squadra. A te la linea. Grazie Lorenzo, allora rimandiamo tutti all'edizione di Pomeriggio Calcio in programma come ogni giorno alle 15, il TG invece ritorna in diretta alle 16, poi ancora alle 19, alle 22.30, alle 20.30 le news dal Veneto, alle 17.30 un nuovo appuntamento con lo speciale dedicato ai 10 anni di Udinese TV, alle 21 invece assieme a Francesco Pezzella e ai suoi ospiti si parlerà di giustizia, della riforma della giustizia nello speciale del TG in programma questa sera alle 21. Ecco qua la locandina, si fa presto a dire riforma. Ci fermiamo qui, è tutto, buon pomeriggio.